Nella riunione precedente abbiamo avuto l'occasione di conoscere i genitori e i bambini di questo progetto scuola che abbiamo portato avanti come World on Bike Free Time. La World on Bike Free Time è una parte del velodromo Francone che collabora insieme a lui e che segue tutto quello che è il discorso ciclismo giovanile. Il 15 aprile è una manifestazione che prima abbiamo definito contenitore, nel senso è una manifestazione, una cicloturistica che mira a promuovere il territorio delle Baude, il nostro territorio, far riscoprire il nostro territorio, non con una gara agonistica, ma con proprio uno spirito cicloturistico. La randonnée è un tipo di manifestazione che prevede una partenza alla francese, quindi a tutti gli effetti si può partire all'interno di un lasso di tempo predeterminato di un'ora e non c'è un cronometraggio o qualcosa, comunque questo si entra poi nel dettaglio dopo. Io partirei ringraziando tutti i partecipanti e con i saluti e poi andremo nel dettaglio a vedere tutte le varie attività che verranno fatte quel giorno. Sono contento di avere oggi anche la presenza di Antonio Adamo che ha proprio ieri mi diceva finalmente dopo mesi di lavoro sono riusciti a presentare il progetto, il bando per il progetto Vela, che appunto poi nella giornata del 15 aprile a questo progetto vorremmo dedicare proprio una presentazione ufficiale e più corposa. Passo quindi la parola a Sergio Colombato, sindaco di San Francesco, per i saluti del comune. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io porto ovviamente il benvenuto e il saluto da parte del comune di San Francesco al campo, che oggi ha l'onore di ospitare questa conferenza stampa per la presentazione dell'attività della società Francone, in particolare con il randonnée che si svolgerà nelle prossime settimane. Nella parte dei dettagli tecnici chiaramente vi sentiremo e avremo ovviamente modo di capire anche come si svolgeranno e quali saranno anche altre attività. Abbiamo visto poco fa l'incontro avuto con i ragazzi che si sono iscritti al corso di avviamento pista. È chiaro che questa attività che nasce ovviamente insieme alla Francone da tantissimi anni è bellissimo vedere che abbia uno sviluppo e una partecipazione così importante, come abbiamo visto soprattutto dei bambini che, come ricordava prima l'assessore Ferraris, che tra l'altro ringrazio e saluto della sua presenza qui oggi, così come anche Ugo Paporello, sindaco di San Carlo, Antonio Adamo, vice sindaco di Nola. Ecco, la loro presenza è anche motivo per ricordare, cosa che mi piace spesso fare, perché a volte sembra un pochino la Cenerentola, però il territorio della Vauda è un territorio molto bello, innanzitutto un territorio che comunque ha una competenza su diversi comuni e questi comuni lavorano sempre molto bene insieme. È inserito in un ambito del Canavese e insieme io credo che sia una delle realtà intorno a noi e con noi fra le migliori nell'ambito non solo naturalistico ma di persone e di capacità e di voglia di lavorare e di voglia di impegnarsi, che possono essere portate in tante realtà e in tante occasioni che hanno visto ovviamente anche delle manifestazioni molto molto importanti. Quindi per questo la promozione del nostro territorio, che a mio giudizio non deve avere confini, è importante che sia sempre più partecipata non solo dalle istituzioni e dai comuni che collaborano sempre molto volentieri insieme, ma anche dall'ampliamento delle attività delle associazioni, così come da tempo viene svolto su quest'area, su questo territorio. Vi ringrazio ancora tutti, adesso andiamo avanti nei dettagli. Un ringraziamento veramente particolare l'ho fatto già prima a Davide, però lo voglio fare anche io, in particolare al Comune di Nola, che con il progetto Vela si è reso comune capofila, e da questo progetto che poi ci sarà illustrato io credo che nasceranno delle grandissime opportunità che vede coinvolti tanti altri comuni, non soltanto i nostri della Vauda, e sono veramente convinto che questa unione in qualche modo possa portare nei prossimi anni delle opportunità ancora più grandi di quelle che abbiamo già adesso in questo momento. Grazie ancora alla Francone soprattutto per
tutto quello che fa Giacomino qui nella sua veste di presidente con tutti i suoi collaboratori per il ciclismo e per San Francesco anche ovviamente. Grazie. Sergio, io vorrei passare subito la parola ad Antonio che almeno ci dettaglierà cosa lo sforzo enorme che hanno fatto per questo progetto e subito dopo all'assessore Ferraris, visto che comunque è un progetto che coinvolge la regione, quindi ci ha onorato di essere qui, quindi è molto importante la sua presenza. Grazie. Grazie, grazie per l'invito, grazie a voi tutti. Vela, Venezia Lazio, l'oro studiato perché va a legarsi con Vento. Vento è la ciclo pedonale che ovviamente è progettata e dovrà partire, non so quando, ma spero a breve, con la Torino-Venezia. Ieri dalle 10.10.30 siamo riusciti a consegnare il progetto, perché scadeva alle ore 12, alla Regione. È un progetto interessante, ovviamente noi ci auguriamo che faccia parte entro i primi 6-7, perché il finanziamento è di 10 milioni di euro, il massimo finanziabile è di 1,5 milioni. I partecipanti, cioè enti pubblici, cordate, sono più di 35, adesso potranno anche essere arrivate 40, per cui sono tante come Regione Piemonte. Noi come Comune di Nole è dall'anno scorso, da luglio, che ci lavoriamo. Questo ci ha permesso di arrivare in tempi abbastanza brevi al traguardo, diversamente non ce l'avremmo fatta. Ci siamo lanciati in questa esperienza, forse perché siamo riusciti tre anni e mezzo fa, a portare a termine Corona Verde, che spero voi tutti conosciate. Questo ovviamente ci ha aiutato moltissimo a semplificare e a capire come lavorare. La presunzione di Nole e ovviamente delle altre amministrazioni, degli altri comuni, la cordata è di 12 comuni, 11 associazioni, tra cui anche la vostra, di partenariato coinvolti in questo progetto, Ente Parco. Noi ci sentiamo già vittoriosi nel nostro piccolo, perché nel nostro territorio nel passato non si è collaborato molto. L'esperienza oggi ci porta che l'unione fa la forza e molti di voi lo sanno, però sovente quando c'è da lavorare assieme si preferisce lavorare ognuno per i fatti suoi. Vi do una piccola e veloce descrizione perché poi ovviamente passiamo la parola agli altri amministratori. Il progetto parte da Lazio, dal Ponte del Diavolo. Questo progetto non sposa solo il territorio naturalistico, ma sposa moltissimo, almeno le direttive del bando, sono quelle di cambiare marcia nel senso che dobbiamo nelle nostre famiglie riuscire dai nostri figli e noi genitori per primi a cambiare metodo, ad operare di più la bicicletta, la macchina lasciarla stare. Ci siamo basati a unire molti tratti urbani di questi 12 comuni a mettere in sicurezza dei tratti di strada, sicurezza per il pedone, sicurezza per la bicicletta. È ovvio, quando torniamo a dire dobbiamo cambiare marcia, insegnare ai nostri ragazzi a andare a scuola, andare all'oratorio, andare a giocare in bicicletta, ma la responsabilità è delle amministrazioni mettere in sicurezza quei tratti di strada che oggi purtroppo sono pochissimi. Io mio figlio, adesso non ho più di questi problemi perché lui ha 33 anni, ma se avessi un bambino piccolo dire vai all'oratorio in bicicletta avrei qualche timore. Per cui tutto questo progetto è trasversale alla ferrovia Torino-Ceres e unire stazioni, ospedali, supermercati dove è possibile. L'importo che ne è emerso come computo dei costi è di 2.900.000 euro che i 12 comuni dovranno far fronte. Ovviamente c'è poi da detrarre 1,5 milioni di finanziamento della regione, però
il bando è stato, come si dice, un invito, perché se questi comuni non fossero stati sensibili a ovviamente trovare le risorse economiche, avremmo fatto quasi niente. E questo è, secondo il nostro punto di vista, una vittoria, perché comunque tutti i 12 comuni sono sensibili, ovviamente, su questo territorio a mettere in condizioni di far veicolare il sistema biciclette. Hanno partecipato, oltre all'ente parco, dove sul progetto andiamo a unire i due parchi, la Bauda e la Mandria, con suggerimenti importantissimi. Ma la cosa importante è che si è fatto avanti anche l'Istituto Doria di Cirie, dove anche loro hanno collaborato, ci hanno aiutato sia nel questionario, il questionario ovviamente è rivolto a tutti e tutti hanno fatto la loro parte, ma con proposte concrete. L'istituto è disponibile addirittura, non so se già da quest'anno o il prossimo, di premiare tutti quei ragazzi che andranno a scuola in bicicletta, dandole ovviamente dei punteggi nelle ore scolastiche. E questo è forte, cioè, perché è sentito. Io ho parlato, sono andato a una riunione nell'istituto, ma vedete, i giovani ci credono, però quando poi giustamente dicono ma mamma non mi fa prendere la bicicletta perché è pericoloso, di questo ne hanno ragione, per cui qui intervengono le amministrazioni comunali. Una breve descrizione, perché ci sarebbe tanto da dire, è che in questo progetto, partendo da Lanzo, mettendo in sicurezza il paese di Lanzo, l'attraversamento della statale, del ponte, si riesce a fare un anello lato destro e sinistra dello Stura, e questo non è poco. Scendiamo sul lato destro Stura e arriviamo fino a Cafasse, lì abbiamo un attraversamento importante per entrare dentro Cafasse e l'abbiamo risolto. Da lì si scende verso i prati di Villanova con un attraversamento ovviamente a livello, cioè non c'è il sottopasso per questioni di costi, e si va giù sempre sul lato destro fino alle Grange di Nole e Vastalla. Lì abbiamo nel progetto inserito un attraversamento, una passerella che, credetemi, non costa posto per il poco. Per il comune di Nole è un impegno gravoso, sono più di 300.000 euro solo la passerella, perché non abbiamo nel tratto fino a Venaria, non abbiamo un attraversamento messo in sicurezza. C'è il ponte di Nole, di Villanova, su cui abbiamo fatto un progetto, ma è troppo ineroso per il comune di Villanova. Arriviamo poi, ovviamente, c'è Robassomero collega Cascino Slera, e questo è già realtà. Adesso dovrebbero partire, è già finanziata la rotonda che c'è sulla direttissima davanti Cascino Slera. Tornando a Vastalla con l'attraversamento e si va sul lato di Cirie, lì abbiamo un sottopasso sulla statale che congiunge Robassomero Cirie all'altezza dove c'è il gelataio, dove c'è l'ex macello, ecco lì riusciamo a passare, e poi si va verso Borgano. Ma non solo, ritorniamo di nuovo sul lato sinistra dello Stura, da Villanova metterà in sicurezza il tratto della stazione fino in piazza. In piazza poi c'è l'altro percorso già pronto che si arriva all'attuale pista. Nole ha un altro tratto da mettere in sicurezza, dalla Bauda fino dentro Nole, e da Nole San Vito sulla pista. Poi da Cirie andiamo, c'è il tratto, come dicevo prima, Robassomero Cirie. Quel tratto è importante perché ha tante realtà commerciali, però è molto pericoloso, per cui là si va a intervenire. Da Cirie ci saranno i collegamenti sempre su pista con San Carlo, San Francesco, che c'è ancora San Maurizio, e poi si va a Ceretta, e poi si va a finire fino su a Caselle Borgaro. Da Borgaro c'è ovviamente già la pista fatta, ecco perché diciamo Venezia-Lanzo, che collegherà la Torino-Venezia. Da Borgaro si andrà a Venaria,
A Venaria è già previsto un percorso per entrare a Cascina Brero, tutto in sicurezza per le biciclette, e si entra dentro il parco. Ma non solo, all'altezza di via Stefanato, facendo un giro al di sotto della ex linea dove ci sono i yachty, da lì si andrà alla stazione che sarà ovviamente la stazione futuristica. Da lì, ecco, macchine, treno, bicicletta, e in più è già finanziato il percorso da Venaria per andare allo stadio, già i lavori dovrebbero partire, per cui uno si può trovare, partendo dalle nostre valli, a Torino, tutto in sicurezza. E questo, credetemi, non è poco. Poi i collegamenti, ovviamente, sul progetto riguardano molto mettere in sicurezza e andare all'aeroporto, questo da CVE, da Nole, da San Francesco, da dove si vuole riuscire ad andare fino all'aeroporto. È vero che uno non parte con i bagagli e le biciclette, però non si sa mai. All'estero questo è molto diffuso, riuscire a portare turisti che sono amanti della bicicletta, ecco, e puntare. Oltre a questo sono previste delle stazioni per le biciclette, dove ovviamente uno può affittarle, farsi i suoi percorsi e rientrare. Questo è sommariamente tutto quello che abbiamo fatto. Ci sarebbe da parlare tantissimo, credetemi, però non voglio togliere via la parola agli altri. Il progetto è ambizioso, è un progetto che, ripeto, ha già vinto il fatto di aver messo assieme tante teste, tante persone. Adesso lavoriamoci anche di portare a casa i soldi. Grazie. Ringrazio Antonio e ricordo che poi il 15 aprile, proprio in occasione di quella giornata, ci sarà la presentazione più dettagliata del progetto, con anche una mostra fotografica sempre allestita dal Comune di Nole, e da una mostra che ci regalerà Antonio, che ci darà la possibilità anche di conoscere sia il Parco delle Valle che tutto quello che comprende questo progetto vero. Passo adesso la parola all'assessore regionale Ferraris, che in quanto rappresentante della regione è sicuramente sensibile a tutto quello che è questo progetto qua, ma a tutto quello che riguarda la mobilità sostenibile e comunque il ciclismo e lo sport in genere. Grazie mille per la partecipazione. Grazie a voi per l'invito. Mi veniva una battuta mentre il vice sindaco di Nole parlava: se l'aveste fatto ai miei tempi, che regalavate qualche voto in più per andare in bicicletta. Siccome l'università l'ho fatta quasi tutta in bici, avrei magari accelerato i tempi per laurearmi. No, la parte della battuta. La sensibilità c'è assolutamente, peraltro io sono ingegnere chimico, quindi sul rispetto dell'ambiente ne ho fatto un tema di studio. E poi c'è sulla bicicletta, però devo fare i complimenti al vice sindaco Damo e a tutta la comunità dei 12 comuni che hanno partecipato a questo progetto, perché non lo conoscevo, sconoscevo il bando, ovviamente avevo sensibilizzato i territori a partecipare, però un progetto così importante che ci permetterà magari anche a me di venire a trovarvi in queste sedi in bicicletta e in sicurezza, e che guarda lontano di quei bambini che abbiamo visto prima, che diventeranno grandi e che potranno educare anche i loro figli a loro volta a usare non solo una mobilità sostenibile, ma una mobilità intelligente. E è un progetto che merita molto, e quindi io cercherò di impegnarmi per sensibilizzare i colleghi, e soprattutto il collega Balocco, ma non solo, la giunta, l'amministrazione regionale, a seguire questa iniziativa. Perché? Perché peraltro prevede sì un importo regionale importante sui 10 milioni, ma anche un importo importante per i comuni. E quindi, al di là del fatto che possa non arrivare a tutto l'importo, io direi almeno arriviamo a una partenza. Quindi veramente complimenti. Nel fare i complimenti a loro, li faccio anche a chi ha voluto organizzare questa iniziativa, che presenta una serie di proposte. Una l'abbiamo vista prima con i giovani, tra l'altro, prima di dimenticarmene, questa rete, questo intervento che si chiama Vela, a mio avviso deve poi rientrare nelle reti di interesse regionale che un altro assessore a Parigi, questo del turismo, sta rivedendo come delibera quadro. Abbiamo fatto una delibera del 2015 che prevedeva delle reti principali
ciclabili di interesse regionale, adesso farà un aggiornamento, quindi fatevi avanti a produrre questo progetto anche nell'inserimento, nel venire inserito in questo contesto di reti di interesse regionale. Se avete bisogno cercatemi pure, perché questo è il momento di farlo. E di Lanzo, visto che è vela, che non è vento, ma è vela vento, insomma, chiamiamola come vogliamo, o ventola, che può suonare divertente. Di Lanzo, ma mi sono dimenticato anche di tutta l'area della Valle di Lanzo, ma non solo, anche di Cirie, visto che avete parlato di Cirie, con il passaggio di Giritalia di quest'anno. Quest'anno parterà da Venaria una tappa, passerà proprio dalle Valli di Lanzo, da Lanzo incluso, per scollinare da Colle dell'Isse e andare sulla Val di Susa, per poi fare un altro percorso, andare su Colle delle Finestre e arrivare a Bardonecchia. Ma al ritorno da Susa scenderà di nuovo la valle, passerà da Ciglia e da una parte del Canavese per andare in Val d'Aosta. Quindi anche in quell'ottica lì non mi sono dimenticato, anzi fortemente voluto, che venisse considerata anche la Valle di Lanzo in quella tappa, che è una tappa importante perché aveva 4.000 metri di dislivello, quindi insomma anche di una certa entità. Per venire invece alla randonée, è un altro modo intelligente, complimenti a chi l'organizza, di proporre la bicicletta in una versione un po' più leggera, un po' più amatoriale per noi, magari anche per le persone che hanno una certa età e che non vogliono più misurarsi sull'agonismo, ma vogliono sulla competizione fine a se stessa, ma vogliono magari misurarsi su una giornata in un bel posto, vivendo dei contesti di paesaggi, ma nell'insieme anche fare il movimento fisico. Le randonee stanno prendendo piede sempre di più, perché è una proposta diversa di un turismo sportivo che può arrivare anche da fuori, non solo quindi di territorio, può essere di turismo di vicinato, ma anche di turismo più distante. E quindi bene che venga collaudata questa prima proposta, perché bisogna poi misurare anche le nostre aspettative su quella gara, ma poi migliorarci e riproporla. Anche in quell'ottica, diceva il vice sindaco, bene, il turismo straniero è più abituato del turismo italiano a muoversi in bici e anche a fare le vacanze in bici, quindi noi dovremo attrezzarci sempre di più, e la regione di questo ne ha anche una responsabilità, di mobilità diverse, di offerta di mobilità, ad esempio nei mezzi pubblici, penso al treno, non solo all'aeroplano, ma soprattutto al treno, dove non ci sono ancora idonee ricoveri per le biciclette, per trasportare le biciclette da un posto all'altro. Quindi perché? Perché in questo modo noi attiriamo, visto che c'è l'obiettivo di attirare turismo straniero, vento nasce con quell'obiettivo e vela credo uguale, noi attiriamo più proposte e offriamo una capacità diversa di turismo. Non vi sfuggirà che poi tutto questo bailame, ci sarà un grande evento a luglio che vi potrà poi raccontare, ma faremo sicuramente delle presentazioni mirate al Velodromo Francone, sulla 6 giorni internazionale, che anche lì vuole richiamare, avevo contato se non sbaglio 16-17 nazioni dal mondo, speriamo che venga tutte, e potrà richiamare di nuovo su questa terra di Canavese, che io amo molto, il turismo straniero, ma più che un turismo anche un mondo sportivo straniero, in modo che noi possiamo far capire quanto siamo interessati alla loro presenza, e anche uno scambio di cultura, perché anche di questo si deve parlare, si deve pensare. Per cui è veramente soddisfatto, devo dire, sono venuto quasi non sapendo, perché Giacomino mi ha invitato, mi ha mandato qualcosa di scritto, però non sapevo esattamente di che cosa si trattasse, ne torno a casa molto contento, e quindi mi prenderò anche i compiti e cercherò di portarvi qualche risultato. E mi raccomando anche voi, anche gli organi di stampa, diffondete queste informazioni, perché ci sia una sensibilità politica molto diffusa e trasversale, come sempre deve essere in questi progetti di così ampio respiro e valenza. Grazie. Grazie mille.
prima di cedere la parola a Igor Tempo, che è il nostro direttore sportivo e che parlerà meglio di cos'è una randonée, che è una gara che non è ancora conosciutissima qui in Italia, si stanno sviluppando, ha citato prima l'assessore Ferrari, che non è riconsiderata, ma mi farebbe piacere poi dopo coinvolgere Igor in questo. Prima vorrei ringraziare due persone che hanno creduto subito nel progetto, ci hanno dato una grossa mano, sono stati molto collaborativi, che sono Barbara Re e il sindaco Ugo Papporello. Ci hanno dato veramente una grossa mano. Il comune di San Carlo, anche col discorso Ente Parco, ci è stato veramente vicino, stiamo collaborando molto bene insieme, e credo un grosso ringraziamento a tutte e due, perché vi siete spesi veramente molto per noi. Quindi volevo ringraziarvi da parte della World One by Free Time, da parte del Velodromo Francone, e avrei piacere anche che illustrasse eventuali manifestazioni che avete in progetto durante quella giornata, so che comunque volevate, poteva, visto che l'obiettivo era quello di promuovere il territorio, forse anche come comune avete già qualche idea in corso. Grazie mille. Grazie, beh, prima di tutto un saluto anche da parte mia e dell'amministrazione di San Carlo. Beh, per quanto riguarda il randonée, io devo confesso che non sapevo cosa fosse, me ne ha parlato Igor un mattino, siccome anche lui è mattiniero, quando lo sono io, dico vengo un mattino presto in comune, e mi ha spiegato cos'era la randonée, e con piacere e con entusiasmo ho aderito a questa iniziativa. San Carlo è il comune che ha il maggior territorio che esiste sul Parco delle Valve, abbiamo quasi 9 km quadrati di territorio, che non sono pochi. Ovviamente, e tutti lo sanno, abbiamo il vincolo che è ancora attivo del demanio militare o dell'agenzia del demanio. Oltretutto siamo in un momento particolarmente delicato, in quanto sta passando dall'ufficio tecnico territoriale, che era il vecchio poligono esperienza artiglieria, all'agenzia del demanio attraverso il primo reparto infrastruttura del Genio, per cui ci troviamo con degli interlocutori diversi. Però ci siamo mossi Barbara e io, abbiamo già parlato con le persone responsabili per poter utilizzare, usufruire o di strade o di sentiere, pur all'interno confinante. Tutto questo chiaramente con l'approvazione, la collaborazione, o definiamolo patrocinio come vogliamo, delle Parchi, perché non possiamo dimenticare anche che tutta la Valda fa parte delle Parchi reali, e noi fortunatamente abbiamo all'interno del Consiglio di Amministrazione l'architetto Gentilini, che è della zona e ci supporta in tutte queste iniziative che abbiamo. Parlando del discorso del randonée del 15 di aprile, certamente vogliamo presentare sia il Parco delle Valde, utilizzando i ragazzi che stanno facendo il servizio civile presso San Francesco, San Carlo, Valda e Front, e stanno lavorando su progettiamo il Parco della Valda, perché il Parco della Valda sappiamo benissimo cos'è, soprattutto diciamo così le persone, permettetemi, autoctone o indigene, no? Chi ancora si ricordava quando si sparava con gli obici, chi si ricorda ancora le strade chiuse per i tiri famosi, eccetera eccetera. Bene, questi ragazzi hanno il compito quest'anno, dovranno portarlo a termine entro settembre di quest'anno, progettiamo il Parco della Valda, è il titolo. Abbiamo già avviato il progetto 18-19, apriamo il Parco della Valda. Penso che il compito degli amministratori sia cercare di guardare anche degli amministratori locali, non solo degli amministratori che hanno il potere di fare la legge, perché noi in San Francesco, Nove, San Carlo, che sono presenti qua, le leggi noi amministratori le dobbiamo subire, le dobbiamo applicare, e anche se non ci piacciono dobbiamo fare quello che l'ente superiore ci impone. Però anche noi possiamo per conto nostro dare uno sviluppo, come si può dire, riguardando al futuro, non all'immediato, non preoccuparci solo di chiudere i buchi delle strade, ma pensare a qualche cosa che abbia un impatto per i nostri figli, i nostri nipoti molto avanti negli anni. E per questo discorso progettiamo e apriamo il Parco della Valda è in un discorso futuro di presa di possesso da parte dei comuni di tutto questo vasto territorio. San Carlo e San Francesco hanno già chiesto all'Agenzia del Demanio tra un po' quasi 2 anni fa, poi Barbara continuerà questo mio pensiero, certamente
abbiamo già chiesto la proprietà di terreni che sono al di fuori delle recinzioni, ma nello stesso tempo abbiamo già messo anche le mani avanti per una futura dismissione da parte dell'autorità militare dei terreni. Ovviamente c'è il problema o l'annoso disquisizione sulla bonifica bellica. Bonifica bellica che certamente dovrà essere fatta, certamente sarà necessario, certamente dovremo parlarne, però io non voglio fare quello che sminuisce la problematica, ma ricordiamoci sempre che il poligono esperienza artiglieria era un poligono di esperienza artiglieria e l'hanno ammesso gli stessi militari il 26 settembre dello scorso anno, quando hanno detto che era una percentuale inferiore al 5% di proiettili con cariche esplodenti. E conoscendo le traiettorie, conoscendo dove cadevano, pertanto, secondo un ragionamento normale di buon senso, non è necessario andare a fare una bonifica bellica su tutti i 17 km quadrati erotti che sono, intervengono sul parco delle Valli. Il progetto che questi ragazzi verranno ad illustrare il 15 di aprile è prevalentemente il progetto che si fa, e il progetto prevede una parte dei sentieri, una parte di utilizzo delle strade, una parte di recupero della flora che noi abbiamo, perché dicono gli esperti che abbiamo la brughiera più meridionale d'Europa nella nostra zona. Ci sono delle varietà di flora rara, abbiamo della fauna stanziale, non parliamo dei cinghiali perché quello non è una cosa autoctona e ci crea solo dei problemi. Antonio e io siamo solo stati 2 settimane fa per lamentarci sul discorso dei cinghiali del assessorato dell'agricoltura, perché creano danni inimmaginabili alle colture, con tutto rischio anche per chi va in bici o chi va in macchina o chi va in moto sulla nostra strada pedonale, sulle nostre strade che percorriamo abitualmente. Allora, questi ragazzi illustreranno questo progetto insieme a, o ci sarà uno stand, un gazebo anche per il progetto Vela, e questa sarà un po' la nostra presentazione per la giornata del 15. Ne approfitto mentre sto parlando ancora per, anche da parte mia, ringraziare Antonio Adamo per il lavoro che veramente ha svolto. Non ha detto una cosa, che quando ci siamo trovati in 12 comuni erano tutti lì, tutti in silenzio perché aspettavamo che qualcuno dicesse: beh, non le fa il capofila, perché vuol dire fare il capofila, vuol dire prendersi il grosso del lavoro, vuol dire lavorare in proprio come amministratori, lavorare con il progettista e con il proprio ufficio tecnico. E allora questo va un ringraziamento particolare da parte di tutti gli amministratori all'impegno che avete profuso voi di noi. Bene, grazie, e allora lascio la parola a Barbara. Grazie. Quindi la parola a Barbara, che come già detto prima ringrazio personalmente come World on Fire di Capitano, perché ci ha dato veramente una grossa mano e ci sta dando una grossa mano. Colgo ancora poi l'occasione, solo dopo l'intervento di Barbara, anche se Antonio, visto che c'è l'occasione che c'è qui la carta stampata, se potesse anche gentilmente citare i 12 comuni che hanno partecipato al progetto Vela. Grazie. Grazie, io non aggiungo molto di più di quello che ha detto il sindaco di San Carlo, se non che per noi il servizio civile, che è stato attivato lo scorso settembre, quindi settembre 2017, è stato importante per cominciare un discorso sulla progettazione della Valda. Valda che, insomma, come si diceva, è ancora sotto l'ala dei militari e quindi non fruibile da tutti noi, ma insomma stiamo lavorando molto su questa cosa. Mi piacerebbe solo ricordare che insieme ai 4 comuni comunque abbiamo anche dei partner che sono come l'ATA di CIE che ci sostiene anche a livello faunistico, l'ente parco che ci dà un sostegno anche con i suoi uffici per così capire anche quali sono le parti che potrebbero essere principalmente utilizzate,
e l'Università degli Studi di Agraria di Torino con il professor Lonati che ci sta aiutando per delineare quali sono le parti più pregiate e che vanno maggiormente, come dire, tutelate del nostro territorio. Però sicuramente nella giornata del 15 i ragazzi sapranno raccontarvi, farvi vedere quello che loro hanno trovato e progettato per il nostro parco. Grazie. Grazie mille. Come dicevo prima, se avessi voglia solo di citare i 12 comuni che fanno parte del progetto. Scusate, ma ho cercato di essere il più contenuto possibile. E il merito è solo nostro, così loro non c'entrano nulla, scusate. Comunque, i comuni che hanno partecipato sono Lazzo, Cafasse, Robassomero, Villanova, Nove, Cirié, San Carlo, San Maurizio, San Francesco, Caselle, Borgaro e Venaria. Me li sono scritte perché se ne dimenticassi uno questa volta, questi mi rovinano. Ho dimenticato ancora una cosa che è fondamentale. Abbiamo messo in rete da 15 giorni un questionario importantissimo rivolto a tutti per conoscere esattamente le problematiche, i consigli, le critiche sul territorio, dove in ogni casa, in ogni ragazzo, in ogni famiglia è arrivato questo questionario, per cui noi abbiamo più di 1.500 mi pare ormai cliccate. E questo impegno era imposto anche nelle linee guida del progetto. Abbiamo portato anche questo, è ancora aperto fino a fine anno, per cui chi ha la possibilità, ecco, clicchi e esprima la sua, ci vanno 2 minuti, ma è importantissimo, credetemi, sta venendo fuori un risultato su tutto questo territorio che nessuno immaginava. Grazie, scusate di nuovo. Grazie mille Antonio. Adesso darei la parola a Igor Tempo che ci illustrerà cos'è la randonnée e cos'è questa randonnée. Dopo l'intervento di Igor farei fare ancora saluto a 2 persone che ho volutamente lasciato alla fine, perché sono importanti le amministrazioni comunali, è importante il nostro lavoro. A capo di tutto questo progetto ci sono 2 associazioni che sono il Velodromo Francone, rappresentate da Giacomino Martinetto, e la World Mobile Free Time da Masuero Simone, quindi mi piacerebbe fare un saluto conclusivo con loro e poi invitarvi a un piccolo rinfresco. Lascio quindi la parola a Igor Tempo, che come diceva il nostro direttore sportivo della World Mobile Free Time. Prima abbiamo fatto la presentazione di quella che è la scuola di ciclismo della World Bike Free Time, che conta circa 40 ragazzi. Quest'anno è partito anche un progetto con la scuola, con l'istituto comprensivo Montessori, che comprende le scuole di questa zona qua, a cui hanno aderito oltre 70 bambini. Il 15 aprile ci sarà proprio un allenamento a cui parteciperanno, fonderemo questi 2 gruppi, quindi vorrà dire che in quella giornata ci saranno più di 100 bambini che praticheranno ciclismo al velodromo. A te, Igor. Grazie a tutti. Ma l'hanno già detto loro, noi alla World of Bike Time lavoriamo con i bambini per creare la cultura del ciclismo e ci siamo accorti che lavorando con i bambini in modo contagioso la cultura del ciclismo la si trasferisce anche alle famiglie. E quindi stiamo in qualche modo lavorando per creare gli utenti della futura vela, gli utenti della vela del Parco delle Baude, e fantastica coincidenza è questa della randonnée del 15 aprile. Abbiamo voluto creare questo evento per dare, come dire, un luogo, per creare un contenitore che ha come base, come sede il velodromo. Abbiamo un'eccellenza qua sul territorio, tra l'altro. Il velodromo è uno, come dire, dei simboli caratterizzanti del progetto Vela, insieme alla Reggia di Venaria, al Ponte del Diavolo, quindi è un elemento distintivo di questo progetto, di questo territorio, ed è un'eccellenza sportiva della quale dobbiamo andare fieri. Lo vogliamo utilizzare, valorizzare e far conoscere, il motivo per cui la randonnée avrà base al velodromo, avrà come protagonisti i ragazzi della nostra scuola, faremo attività qui quel giorno e daremo la possibilità agli utenti abituali delle randonnée e non solo di conoscere un territorio che oggi non lo è molto, e sarà una fantastica opportunità per creare, come dire, un precedente. Ci siamo accorti che in queste occasioni i percorsi vengono fatti conoscere, in queste occasioni diventano poi percorsi abituali per chi ama andare in bici in modo sicuro.
Abbiamo la fortuna di poter utilizzare quel giorno, grazie all'intervento del sindaco Procurello, di poter utilizzare il territorio militare, quindi sarà veramente un'occasione unica e crediamo la prima di tante per conoscere il territorio e frequentarlo con le biciclette. Oggi l'utenza, ed è uno dei motivi per cui le randonee hanno così successo, l'utenza ciclistica che si sta spostando verso mezzi, come dire, che garantiscono l'incolumità. Circolare su strada con le bici da corsa è diventato pericoloso e quindi le randonee raccolgono così tanto successo, soprattutto quando sono per fuori strada, perché consentono di utilizzare le zone sicure. Quel giorno poi ci sarà un momento particolare che sarà il giro finale del velodromo, un po' come si fa la Palgiro Bè, anche questa è un'occasione per far provare l'emozione a chi va in bici di girare la pista e magari creare la voglia di diventare utenti della pista. Dicevamo adesso, senza entrare troppo nei particolari, le randonnée sono delle formule diffuse in Europa, nate in Francia, per fare sostanzialmente delle ciclopedalate organizzate, quindi si stabilisce un percorso, questo percorso ci si augura sia interessante, i partecipanti a partenza libera lo svolgono passando in punti di controllo obbligati e con percorrenze che vanno dagli 80 agli 800 km, in modo del tutto autonomo compiono il percorso. Quel giorno il velodromo sarà un contenitore di attività legate al mondo ciclismo, iniziative che i comuni porteranno avanti, però dato che crediamo che non possa essere un'attività fine a se stessa e debba avere un seguito, ci sarà un collegamento che ci porterà all'iniziativa che ripeteremo l'8 luglio, per chi non lo sa lo diciamo in anteprima, ci sarà una randonnée l'8 luglio con una formula un po' diversa che prevede un grande momento di aggregazione. Si inizia dal giorno prima, ci sarà l'opportunità di vivere nel velodromo la sera prima, di pernottare qui con le tende, con i caravan, con i camper all'interno del velodromo, e iniziative di questi giorni di cui ancora nessuna conoscenza, il gruppo che frequenta la pista di Andrea Rastello vorrebbe organizzare una sorta di Reduc, quindi una manifestazione per le biciclette a scatto fisso da fare qui sul territorio. Che altro dire? Noi ci auguriamo che sia una bella occasione quella del 15 aprile per avvicinare la gente alla bici. Grazie dell'opportunità. Innanzitutto, buongiorno a tutti, grazie di essere qui presenti, grazie al gruppo della World of Bike che fa parte della grande famiglia del Velodromo Francone. Sentendo questa conferenza mi è venuto in mente come ha detto lo Francone, perché lui 20 anni fa ha capito cosa voleva dire fare una struttura di valenza internazionale, cosa avrebbe potuto portare al suo territorio. Oggi abbiamo raggiunto, credo, due obiettivi che Francone ci aveva trasmesso. Uno è quello dei giovani, abbiamo visto prima qua tanti ragazzi, tanti bambini, perché lui credeva nello sport come scuola di vita, come formazione per i ragazzi. Noi questo messaggio l'abbiamo appreso grazie a tutti i collaboratori, grazie al lavoro che abbiamo fatto in questi 20 anni. Siamo riusciti a portare avanti questo progetto, questa iniziativa, e siamo riusciti a dare un valore aggiunto alla formazione di tanti ragazzi che hanno frequentato il velodromo, che hanno frequentato il nostro centro, che hanno frequentato i nostri tecnici in questi 20 anni. Abbiamo creato dei campioni, perché possiamo dirlo, Filippo Ganna, che è attualmente campione del mondo su pista, è nato al velodromo, Telline, che è un ragazzo che corre nel World Tour, per cui un professionista è nato sul velodromo Francone, ma questo fa parte della crescita, perché come si diceva prima, i ragazzi dopo i 12 anni, 11 ci spiegavano, hanno le eccellenze emergono e sono emerse queste eccellenze anche grazie alla nostra scuola. Secondo obiettivo è quello del territorio. Noi in questi anni siamo sempre stati sensibili con il nostro gruppo allo sviluppo del territorio, abbiamo partecipato a dei progetti ambiziosi e importanti, quali le tappe del Giro d'Italia, il Giro del Piemonte, che abbiamo portato sul nostro territorio. Oggi abbiamo un'altra strada, che è quella di un
ciclismo non agonistico, ma un ciclismo di valorizzazione, di movimento e di conoscenza. Apriamo il nostro territorio del Parco delle Valle, che è un territorio poco conosciuto, ma credo che con tutti questi progetti e con tutte queste iniziative possa dare ulteriore sviluppo e conoscenza di una terra, che è il canavese, che ha la sua valenza e una sua importanza. Sono piccole gocce che noi mettiamo per il futuro dei nostri ragazzi, per il futuro dei giovani. Sicuramente se fra qualche anno questo territorio avrà una coscienza maggiore, sicuramente queste gocce sono arrivate anche da questo progetto, dalla lungimiranza di Pietro Francone, che 20 anni fa ci ha donato questo impianto. Grazie. Sono stato particolarmente contento perché ho sentito tante belle parole, ma nel vero senso belle parole, e non è una sarcastica. Si è parlato di sinergie, unione, stare assieme, giovani, e sono queste le parole importanti. Il fatto di avere comuni, assessori che ci onorano e si prendono a cuore le nozze amministrative, e ci fanno soltanto piacere e ci fanno credere che le gocce a cui faceva riferimento Giacomino sono molto importanti e sono gocce che qualcuno osserva e cerca di sostenerle, e questo ci rende particolarmente contenti. Un progetto, una di queste gocce, è il progetto Bici a Scuola. Noi come scuola di ciclismo crediamo che l'attività ciclistica deve essere fine a se stessa, in primis, e poi in futuro, come è stato anche detto, potrà portare dei frutti anche a livello agonistico. Per poter sviluppare questo tipo di attività bisogna entrare nelle scuole. C'è stato questo bando europeo cui abbiamo partecipato, abbiamo vinto, per promuovere l'attività a scuola. È andata ben oltre quelle che erano le prospettive del tour del bando, cioè si era previsto un 30 bambini di massima, ci sono state 74 adesioni, erano quasi 90, è stata già fatta una scrematura da parte della scuola, adesso sono 74, cercheremo di portare il maggior numero di bambini a praticare questa attività all'interno delle nostre strutture, all'interno dei nostri bimbi, il nostro parco, delle nostre zone, per farli riconoscere e farli apprezzare. Proprio per questo concetto di sinergie, questo concetto di promuovere, questo progetto di comunque sviluppare il nostro territorio. Questo è il progetto scuola. Se partiamo dalla base, abbiamo qui gli adulti che hanno il potere e la facoltà anche di portarli avanti in questo momento. Noi seminiamo nelle scuole perché saranno poi loro il nostro futuro e quelli che spero un giorno porteranno avanti ulteriormente il progetto che i signori qua tanto a cuore, tanto a cuore hanno preso e stanno cercando di portare avanti. E quindi posso fare un ringraziamento mio personale, ma penso anche di tutta la scuola, a tutti, a quelli presenti, per aiutarci a promuovere questo tipo di attività. Grazie, un saluto anche a chi ci ha partecipato e spero di vedere tutti il 15 alla Randonnée delle Vaude con la bicicletta possibilmente e comunque sicuramente. Ha detto sicuramente, prendiamone atto, chiaramente ha detto che sempre verrà in bicicletta. C'è la Randonnée dei Sindaci, no? Anche. C'è la Randonnée dei Sindaci, dobbiamo fare. Il giro piccolo sono solo 40 km, vedete un figlio.